fronte alle grandi angustie e ai grandi drammi che colpirono quest'uomo, egli cercò risposte non convenzionali, non comode, ma risposte che mettevano in gioco tutte le sue convenzioni. Guarini, in una lettera, non ricordo più quale, sono passati 40 anni, perché avevo trovato anche delle lettere di Guarini, diceva una cosa: io lavoro, vado a braccia, vado a ricordo, lavoro sul materiale più nobile che esista, il corpo umano. Nell'esperienza di ciascuno di noi, io penso che il rapporto diretto con la morte, nel senso di averla vista in faccia, come si dice, sia molto raro. Ecco, io posso ricordare nella mia vita, e non sono giovanissimo, io ho avuto solo 4 volte l'occasione di vedere l'agonia e la morte, ma 3 volte di animali. Ricordo quando mio padre mi insegnava a uccidere le trote, per esempio, appena pescate. Era una sensazione terribile, anche se poi sopraggiungeva il pensiero che è normale, perché ci si abitua alla morte. Nel caso di Guarini è una morte non spettacolarizzata, è una morte che parla della morte di ognuno di noi. Quelle preparazioni anatomiche non erano pezzi di cadavere qualsiasi, ma preparazioni nella quale la vita era appena appena sfuggita. A un certo punto però lui scrive: se io pietrificasse tutte le persone che muoiono, ben presto i morti sopravvanzerebbero i vivi. Affascinato dalla potenza della chimica nel conservare i corpi, secondo me resto anche affascinato nella potenza della tecnica di costruire un forno capace di distruggere il corpo. Aveva inventato il primo forno crematorio italiano. La cremazione fu una delle grandi battaglie fatta dalla massoneria, sempre nella sua contesa con la Chiesa Cattolica. È un uomo della terra e del fuoco, che poi sono due dimensioni ctonie, sotterranee, e quindi inevitabilmente appartenenti al regno dei morti. Improvvisamente Lodi e il territorio di Lodi è in grado di diventare la Londra dell'Ottocento, The Great Smoke di Dickens, dove la nebbia rende impossibile vedere qualsiasi cosa, e dopo un mese Lodi è in grado di essere invece una palude della Louisiana. È giusto utilizzare dei filtri, cioè far passare quello che ti interessa e chiudere all'esterno tutto quello che ritieni male o negativo. Però non va bene costruire dei muri. Lodi non ha mai costruito dei filtri, Lodi ha costruito dei muri. Se devo pensare, far mente locale a Lodi, per me Lodi è una chiave. Quella che io regolarmente ogni settimana andavo a ritirare, credo, all'ospedale, e mi davano questa chiave, perché poi alla fine si fidavano di me, e io con quella chiave andavo nel vecchio ospedale, scendevo le scale, facevo un lungo corridoio, aprivo la porticina dove c'erano tutti i reperti di Guarini e ogni settimana aprivo 1 o 2 scatoloni nuovi. In questo contesto, allora, quei tratti che noi potremmo identificare come psicopatologici cambiano di tono e diventano il rovello intellettuale di una persona che cerca di darsi risposte. E che sono difficili da trovare